Ebbene, ci siamo ragazzi. Siamo vicini alla fine del Memento. Che diavolo è? È enorme. Non pensavo che qui esistesse un posto così gigantesco. È qui che si trova il tesoro di tutti. Sì, dovrebbe essere così. Ma un'aria stranamente minacciosa. Sembra quasi una specie di tempio, anche se... Ehi, non c'è motivo di spaventarsi adesso. Forza, andiamo. Hai ragione. Non c'è motivo di preoccuparsi. Troviamo anche il tempo per divertirci. Eccoci arrivati. Queste sono le profondità. Un contenitore e due mani. E qui tutte gabbie. Ora non si torna più indietro. Andiamo e rubiamo il tesoro di tutti. Questo è l'ultimo colpo dei ladri fantasma. Probabilmente laggiù ci aspettano le profondità del Memento. Sei pronto a scendere, Joker? Assolutamente. Ma che diavolo? Guardate quante, sono tutte celle. E cos'è quell'affare nel mezzo? Qualunque cosa sia, sembra schifosamente enorme. Ci sono altri passaggi che conducono fuori da quest'area. Deve essere la nostra destinazione finale, le profondità del Memento. Se è così, il tesoro del Memento dovrebbe essere qui dentro. Così dovrebbe essere. Penso tu abbia ragione. Non sono mai stato qui, ma riesco a percepirlo. È una presenza inequivocabile. Se ce ne sbarazziamo... Se ce ne sbarazziamo, la popolazione ritroverà il buon senso. Ma una cosa così grande è impossibile da trasportare. Ci basta farlo scomparire, no? E se non possiamo spostarlo, allora lo dobbiamo distruggere. Sì, è l'unico modo. Una volta distrutto, l'intero metaverso scomparirà, giusto? Finalmente ci siamo. Oh, non c'è da sorprendersi che ci abbiano scoperto. Quel coso non se ne starà lì immobile a farsi distruggere. Anche i prigionieri si stanno agitando. È inquietante. Cosa avranno in mente? Significa che quell'affare è davvero il tesoro. Ci hanno risparmiato la fatica di scoprirlo. Aspettate, qualcosa non quadra. Shido ha detto che le masse accettano volontariamente di farsi rinchiudere qui. È davvero possibile che manovrino loro questo immenso sistema che elimina gli intrusi in autonomia? Anche le guardie e i soldati erano ben organizzati. Stai cercando di dire che è qualcun altro a comandare qua giù, ma non erano i cittadini. Cos'è stato? Non abbiamo tempo per preoccuparci, ci penseremo poi. D'accordo ragazzi, non possiamo perdere adesso. Di nuovo questa canzone. Beh, se dobbiamo distruggerlo allora, facciamolo in grande stile. Sbrighiamoci, distruggiamo questa cosa. Ragazzi, fate del vostro meglio. D'accordo, diamoci dentro. Dobbiamo distruggerlo, eh. E allora, concentrazione. Anche tu, Han, concentrazione. Tu, invece, debilitazione. Tu, invece, Haru, inizia pure ad attaccare. 1007! Brava, Haru. Bel colpo, Haru. E ora che sei debilitato, credo che non mi tratterrò oltre. Izanagi no Okami, verità letali. Oh, con un colpo. Inferno di fuoco. Non c'è più motivo di trattenersi. Fungo atomico. Penso che in realtà non ci sia più nulla da fare. Burn our feet. Now we need a heart for team, man. Santo Graal. Oh, ma guarda, il piccolino si è curato. Ma non del tutto. E quello cos'era?
La volontà del popolo lo sta curando. Non ditemi che sono i prigionieri a donargli le forze. A quanto pare sì, invece. Così non lo distruggeremo mai. Merda, non finirà mai. Non abbiamo speranze con tutti questi prigionieri che lo aiutano. Folli, siete umani eppure smaniate per sradicare i desideri dell'umanità. Chi è stato? Pentitevi. Il tesoro sta parlando. Sono venerato come colui che esaudisce i sogni di chi si contempla. Mi contempla. Un'entità più comunemente conosciuta come il Santo Graal. Il Santo Graal. La prigione del decadimento era la rappresentazione dei desideri collettivi degli uomini. Essi desiderano essere incatenati, rinunciare alla loro cognizione e trascurare il mondo intorno a loro. Queste sciocche persone comuni boicotteranno la vostra riforma sociale. Il cuore condiviso delle masse si è abbandonato alla pura indolenza, trasformandosi in una prigione. Vogliamo stare qui! Levatevi dal cazzo, bastardi! Lasciateci in pace! Maledizione! Verranno quella diavoleria! Pertanto, la fine che più vi si addice è marcire nella prigione che hanno desiderato. In guardia, sta arrivando! Fatti sotto! Vuoi un secondo round? Vieni pure, allora! Quel dannato affare! Ora facciamola a pezzi per bene! Come desideri! Concentrazione! Rifacciamo lo stesso giochino, allora! Questa volta, magari, possiamo farlo durare un po' di più! Concentrazione. Debilitazione. Papparappara. E tu, Haru, attacca pure. Lasciatelo in pace, vogliamo stare qui, stronzi. Non abuserò di verità letali. Però, hey! No, si è curata ancora! Non possiamo perdere, attaccate! Un momento, il suo colore... Sta cambiando, sì. Frecce splendenti! Era solo per non usare di nuovo Izanagi no Okami. Inferno di fuoco! Brava Annettina! Fungo atomico! When I had a new bikini, burn a fee. Centro perfetto! Lasciatelo! Io voglio rimanere qui, che palle! È tutto ciò che sai fare? Solo curarti, eh? Maledetto! Ti riporterò di nuovo a zero di vita, sappilo! No, non di nuovo! Lo sapevo, ogni volta che si cura il suo colore cambia! Ma dai! Di nuovo, concentrazione! Dobbiamo dare il massimo! Concentrazione anche tu, Han! Tu, invece, menalo! Anche tu, menalo! Oh, smettetela, stronzi! Lasciatelo stare! Vogliamo stare qui! Tutto ciò che sai fare, vedo, eh? Solo curarti ancora e ancora con la loro forza! Aspettate, fermi! Sta per curarsi di nuovo al 100%! Non vale, questo è barare! Lo so. Non avremmo vinto a prescindere. Santo Graal! Se sono questi i veri sentimenti del popolo, non riusciremo mai a rubargli il cuore. Siamo venuti qui per niente. È terribile. Voi imbecilli siete ebri di una giustizia indesiderata. Questa è la volontà dei figli imprigionati dell'uomo. La mia lucentezza è la prova che essi desiderano la mia esistenza. Fintanto che l'umanità mi bramerà, non perirò mai.
È davvero questo che vogliono tutti? Smettete di pensare e lasciare guidare il Santo Graal! Non farti ingannare! Già, è così frustrante che mi viene da piangere. Ma io non lo permetterò mai. Gli umani che ammiro non sono così. So che la verità fa male, ma sarà la fine se non proverete a cambiare le cose. Non ci credo solo io, ne siamo tutti convinti. Non vogliamo tornare a essere quelli di prima. È per questo che stiamo rischiando la vita. Mona-chan, ha ragione. L'umanità già desidera che le distorsioni si tramutino in realtà. Io non sono altro che l'entità che esaudirà quei desideri. Ora è tempo che io abbandoni il mio posto in questo mondo e inizi a invadere la realtà. Cazzate! Invadere? Cosa ha intenzione di fare? Ehi, qui si mette male! Ha un bruttissimo presentimento. Mona, cosa facciamo? Non so tu che chi sia, ma non puoi continuare a decidere arbitrariamente tutto questo. Non tutti gli umani sono così stupidi come dici. Folli umani indolenti, offritemi i vostri cuori. Noi eravamo ebri di una giustizia, tu sei ebro di un potere che non ti appartiene. Ora il tempo della fusione è giunto. Ehi, il pavimento! Sta scomparendo! Diavolo, no! Ma guarda un po'. Morgana! Chi ha parlato? Tu sei il mio! È impossibile! Invece no, è così che stavano le cose. Adesso ricordo! Ma siamo di nuovo a Shibuya! Ai! State tutti bene? Certo che sì! Ah? Ehi, i nostri vestiti sono tornati normali! Guardate! Shibuya! Siamo tornati! Ma non per nostra volontà! Il Santo Graal deve averci sbattuti fuori! Abbiamo perso! Non capisco. No. Ma... Ehi! Sta piovendo sangue. Che spettacolo indecente. E la gente sembra fregarsene altamente. Ma guarda, qualcuno se n'è accorto. Forse le persone con cui abbiamo condiviso il nostro tempo se ne accorgono. Ma che cazzo? Tutto ciò non va bene. Oh, Oya se n'è accorta. Cos'è questo, un sogno? Sir, ma che diavolo significa? Che sta succedendo? Kaoru! Questa scena è reale? Ma che diamine! È assurdo! Perché nessuno se ne accorge? Accidenti, mi sa che devo prendere la cosa sul serio. Oh, non ci credo! Aspetta, ma che... cos'è questa roba rossa? Rosa, vabbè. Ma piove sangue! Oddio! Oh no! Sta capitando qualcosa di terribile al mondo! Oh? Cosa sta succedendo qui? Cos'è questa diavoleria?
Ma che cazzo? Non posso crederci. Perché si comportano tutti normalmente? Non riescono a vederlo. Spero che i ragazzi stiano bene. Ah, Shinya! Pazzesco! Non siamo in un videogioco, vero? Nessun altro se n'è accorto. Mi spiace, Shinya. Tu sei speciale. Cavolo, che splendida giornata! Che facciamo, un giretto? Pronto? Sì, è per la riunione preliminare di domani. Stasera ci sarà l'annuncio del nuovo smartphone. Ma alla fine, chi erano quei ladri fantasma? Oddio, non farmici pensare. Che razza di idiota, sono stato a credere che esistessero davvero. Era una notizia divertente, però. Beh, dubito che qualcuno stia ancora interessato. Perché nessuno si accorge di questa anomalia? Probabilmente perché non ritengono affatto strana. Aiuto! Ehi, che ti succede? Mi sento stordita. Futaba, afferra la mia mano. Oddio. Anchan. Cazzo. Oddio. Yusuke è stato l'ultimo a rimanere in piedi, incredibile. Anche questa è opera del Santo Graal. Povero Ryuji. Questa scena. Stiamo scomparendo. Ed è la prima volta che tutti sono disperati e si vede. Aiuto. ショート、私ではない。貴様たちが人々の認知から消えようとしているのだ。この声。メメントスと現実は一つになった。故に認知から消えたものはもういずこにも存在できない。消えるとか冗談じゃねえぞ。 No, Ryuji. Dai, come fai a dire che non si provano nulla l'uno per l'altro? Che tristezza questo video. No, non è colpa tua. No, che sta succedendo? Non è colpa tua. Morgana. È finita dunque. Finisce tutto così. I ladri fantasma. La nostra rivolta. Io. Tutto scomparso. I ladri fantasma esistono? 0%. Un finale astruso, vero? Oh, forse ho ancora un posto dove stare, però. Igor. Che diavolo è successo? Alla fine la tua riabilitazione è rimasta incompiuta. Pare che ti abbia sopravvalutato. Dove sono i miei compagni? Prigioniero incompetente! L'assistenza che ti abbiamo fornita è stata vana. Gli umani sono molto più apatici e stupidi di quanto pensassi. Il mondo cadrà presto in rovina. Sono morto? Hai perso il gioco. Dovevi portare il cambiamento all'umanità come Trickster, ma era un compito troppo arduo per te. Conformalmente alle regole del gioco, gli scontri hanno un fio da pagare. La tua vita è spacciata. Ti condanno a essere giustiziato. Padrone, giustiziato?
E la volontà di un dio è assoluta. Il mio esperimento è stato vano. È tutto finito. Concedetegli una morte rapida. Se questo è ciò che il padrone desidera, fate sul serio. Significa che non sei stato un prigioniero virtuoso. Forse è davvero così, ma... Qual è il problema? Eseguite subito la sua condanna. Davvero vogliamo ucciderlo? Non è il momento di vacillare, è colpa sua se ha perso il gioco. D'accordo, prigioniero, adesso eseguiremo la tua condanna. Dove sono i miei compagni? Di questo passo mi uccideranno, devo fare qualcosa. La mia rivolta non è ancora finita. Che insolente! Pensai che ti saresti ribellato ancora dopo tutto questo! Pronta, Justine? Se è questo l'ordine del padrone, non ho altra scelta. Mostriamo la nostra forza a questo prigioniero che non sa quanto è il momento di arrendersi. Ci sono. A morte il criminale! Guarda un po', di nuovo questo combattimento. Ma dietro c'è Igor questa volta. Non ti opporre, prigioniero, accetta la tua condanna. Gli ultimi istanti di vita andrebbero vissuti con dignità. Non posso muovermi. Troppa vita per voi ragazze. Non riuscirete a uccidermi. Questo potere, Caroline, è come pensavo. Che succede? Ti ho detto di non vacillare. Intendi forse ripudiare gli ordini del nostro padrone? Tutti gli attacchi più potenti mi stanno lanciando. Beh, non è un problema, posso resistere. No, non è giusto. Il nostro dovere non è ucciderlo. Caroline! Cosa mi succede? Perché dubito di me stessa? C'è forse un altro compito per noi? Credevo di aver ordinato la sua esecuzione. Padrone, hai ripudiato l'umanità. Noi siamo custodi, coloro che riabilitano i prigionieri. Cosa? Sento una voce nella mia testa. Il nostro dovere non è uccidere. Aiuto. Cosa? Sento la voce di qualcuno. Per favore, aiuto. Questa voce mi sembra di averla già sentita da qualche parte. Cosa posso fare? Cosa dovresti fare? Desideriamo che completi la tua vera riabilitazione. Noi non siamo carnefici. È questa la verità che avevamo dimenticato. Abbiamo deciso, non abbandoneremo l'umanità. Il tuo occhio destro e il mio sinistro. È come se fossero uguali, ma speculari. Eccola qui! Ah, è ora che il nostro desiderio venga esaudito. Finalmente vi ricordo. Come siamo state separate! Separate? In principio eravamo una cosa sola. Ma poi siamo state separate in due metà per un fine malevolo. Eravamo prigioniere, proprio come te. Pensare che avremmo appreso la verità da un detenuto. Rivendichiamo la nostra vera forma. Ehi, ti assegneremo un ultimo incarico. Ringraziaci, obbedisci. Dovrai fonderci insieme, con le tue stesse mani. Così tornerete tutt'uno. È ora che ci ripaghi per averti aiutato a crescere, sii cauto. Ora fondici. D'accordo. Igor intanto non dice nulla. Caroline, Justine, ora tornerete a essere una cosa sola.
Addio, Justine. Addio, Caroline. Si sono anche incappucciate, fatto tutto da sola. Stavolta niente sangue e ombre, solo farfalle. Eccola qui, la vera essenza. Il mio nome è Lavenza. Sono stata divisa a metà da un volere malvagio, assumendo la forma di due gemelle. Ho cercato aiuto prima che il mio corpo venisse diviso in due. Volere malvagio? Se ti perdiamo, il cammino per il Santo Graal verrà chiuso per sempre. Ecco perché devi ricordarti la verità ancora una volta. E ti imploro, salvaci! I brividi? Ho creduto in te, sapevo che saresti andato lontano. E è a quella canaglia che ha rubato il nome del mio padrone. Le tue bugie non funzioneranno più, ora che ho riacquistato la mia vista. Il gioco non è ancora finito. Sia che il mondo venga lasciato così o distrutto e ricostruito, per me si tratta solo di un grande svago. Fa attenzione. Cosa sei? Per spiegartelo con parole comprensibili, sono il Santo Graal che realizza i desideri. Anzi, sarebbe più accurato dire che sono un dio che risponde al desiderio che domina l'uomo. Speravo che un ladro giusto potesse battere il male e spronare l'uomo a risvegliare il suo cuore indolente. Tuttavia, sai com'è andata. Le masse hanno fatto in modo che nulla di tutto ciò accadesse. Gli uomini andarono incontro alla rovina e il colpevole sei solo tu. Ma in tutta onestà, prigioniero, credo sia giusto rivalutarti. Un uomo che ha raggiunto il Santo Graal e smascherato la mia vera identità. Hai sorpreso me, un dio, più e più volte. Non sono le gesta di un uomo comune. Sei stato un prigioniero davvero abile nell'intrattenermi. Io sono te, tu sei me, hai trasformato un'alleanza in un patto di sangue. Questo legame diverrà le ali della ribellione, spezzerà così il gioco che soffoca il tuo cuore. Hai infine disvelato il segreto più recondito del matto, che ti conferirà un potere infinito. Ecco, questa è l'unica che non ha senso di essere così ad ora. Impeto dell'arcano supremo aumenta di molto il bonus dei punti esperienza. Però abbiamo sbloccato Vishnu, ottimo. Forse osservarti ancora un po' potrebbe rivelarsi divertente. Ti darò l'opportunità di stringere un accordo con me. Dove vuoi arrivare? Se lo desideri, posso ripristinare il mondo allo stato precedente, quello colmo di masse distorte. Risparmiare il mondo, starà dicendo la verità. L'hai trascinato a forza nel metaverso, facendogli patire sofferenze che non meritava. Eppure vuoi ancora prenderti gioco di lui? I ladri fantasma otterranno lodi e fama. Inoltre il mondo sfuggirà alla rovina. Che te ne pare? Se accetto, la città in rovina tornerà normale. Tuttavia le persone rimarranno intrappolate, perdendo la loro capacità di pensare da sole. È davvero questo il mondo che desideriamo? Questo mi ricorda molto Berserk. Mi rifiuto. Ben detto. La che follia è irrimediabile. Hai scelto di morire. Molto bene, non ho più bisogno di te. Eccolo qui il vero Igor. Era stato intrappolato. Eccomi. Padrone. Ah. Cielo, è passata una vita dall'ultima volta che ho messo piede qui dentro. Benvenuto nella stanza di velluto. Il mio nome è Igor, sono onorato di fare la tua conoscenza. È il legittimo padrone di questa stanza di velluto, il tuo autentico sostegno in questo viaggio. Autentico sostegno? Potrebbe esserti difficile capire tutto questo in una volta sola. Per riassumere, quello falso se n'è andato e quello vero è tornato. Esattamente.
Il mio padrone è tornato e tu hai resistito alle tentazioni di quel dio malvagio. Ergo potresti essere in grado di salvare il mondo dalla rovina verso cui è diretto. Tuttavia sarà arduo batterlo soltanto con il tuo potere. Lo so. Devi liberare i tuoi compagni, coloro che condividono le tue stesse convinzioni. Questo luogo esiste tra il mondo, tra il sogno e la realtà, tra il pensiero e la materia. Non è detto che siano già scomparsi, esattamente come te, anch'essi saranno imprigionati da qualche parte. E visto che hai rafforzato il tuo legame con loro, sono certa che riuscirai a liberarli. Va bene. Una volta che voi, i ladri fantasma, sarete qui riuniti, vi diremo tutto. Ora va e raggiungi le persone con le quali hai affrontato la verità. Grazie, Igor. Grazie di essere tornato. D'altronde, gli altri ladri fantasma dovrebbero essere imprigionati più avanti. Ti prego, trovali e salvali. Solo tu puoi riuscirci. D'altronde, ci siamo mai chiesti perché c'erano altre celle oltre la nostra? Andiamo a cercare i nostri compagni, allora. Questa prigione è più grande di quanto sembrasse. Iniziamo da questo lato. Vediamo se troviamo qualcuno. Ehi, la mia ragazza, subito. Ottimo. Ehi, ciao. Oh, Joker. Che sollievo, siamo ancora vivi a quanto pare. Meno male che sei salva. Però, davvero sono salva? Shibuya, cos'è successo? E dove ci troviamo? Ci troviamo in un posto sicuro. Capisco. Le mie paure si sono avverate. Il mondo reale è un posto spaventoso. Ma no, dai. Ti abbiamo insegnato che il mondo non è così orribile. Un dolore come questo non può raggiungerti se resti al sicuro tra le mura di casa. Chi sono io per dire alle persone cosa fare? Insomma, io stesso non ero altro che una reclusa. Accidenti. Voglio solo andare a casa. Sicura? Però, persino questo sarebbe troppo difficile ora. Arrendersi sarebbe troppo doloroso. Sai, credo di essere cambiata. Non so quando sia successo. Ma non posso. Non posso lasciare che la gente soffra così, anche se non lo conosco personalmente. Sei cresciuta. Cresciuta? A dire il vero, tutto questo mi sembra un po' troppo. Ma... Sai cosa fare? Ho sempre saputo quale fosse la risposta giusta. Non voglio fuggire da questo posto, da questo. Sono fuggita dalla morte di mia madre per troppo tempo e l'ho fraintesa per questo. Oh, Futaba. Era tutto così doloroso e non ho saputo gestirlo. Ma io non voglio più vivere nell'oscurità. Forse è questo che la mia persona ha qualcosa di speciale. Perché voglio conoscere la verità. È questo ciò che sento veramente. Beh, sono arrivata fin qui. Ti seguirò ovunque andrai e lo farò con le mie gambe. Oh. Ha spezzato la porta che la teneva chiusa. Brava Futaba. Il tuo cuore è così forte, Joker. Mi hai salvato un'altra volta. Grazie, mi hai reso felice. Cioè, così tanto che non so nemmeno esprimerlo a parole. Dammi un bacio, allora. Comunque dovremmo affrontare un dio. Prima non uscivo nemmeno dalla mia stanza. E ora sto per battermi contro un dio. Sono così carica. È un momento. Sono uscita da qui facendo tutto da sola. Tada! Un'evasione in piena regola. Dobbiamo andare. Ehi, sei rapida ad agire. E questo a renderti così affidabile. Ok, è ora di rimettersi al lavoro. Oh, la mia fidanzata. Pensi che gli altri siano imprigionati qui? Così sembra. Devi salvarli, Joker. Io aspetterò qui. Non avverto ombre, sono sicura che me la caverò. Piuttosto sono in pensiero per gli altri. Loro potrebbero aver bisogno del tuo aiuto, proprio come me. Probabilmente è meglio se parli con loro da solo. Oh, Futaba. Ehi là, chi c'è qui? Oh, Ryuji. Il mio primo amico.
Yo! A quanto pare siamo entrambi vivi e vegeti. Ma dove ci troviamo? Sono felice che stai bene. Cavolo, questa cella mi fa pensare quando ci siamo conosciuti. E hai visto come era conciata Shibuya un attimo fa? Eppure nessuno se ne accorgeva. Anzi, sembrava che non volessero accorgersene. Ma che diamine! Quindi persino tutte quelle persone che soffrivano e ci incitavano ad aiutarle, in realtà avrebbero preferito che le cose restassero come erano. Quello che abbiamo fatto ha un benché minimo significato. Certo che sì, Ryuji. Tutto ha avuto un significato, dall'inizio alla fine. Sei proprio tosto, tu. Sai, quando credevo stessimo per morire senza conoscere la verità dietro tutto questo, per la prima volta ho pensato che forse non stavamo facendo la cosa giusta. Che forse meritavamo di perdere. Mi capisci? Neanche un po'. Sapevo che tutto ciò che stava succedendo era sbagliato. Ora che ci penso, mi sono imbarcato in questa cosa perché ero incazzato con il mondo intero. Forse non mi è mai importato di avere successo altro. Forse volevo solamente alimentare il mio disprezzo. Quindi vuoi arrenderti? Phoenix! Hai ragione, ora l'ho capito. Stiamo facendo tutto questo per impedire che gli altri affrontino la merda che abbiamo vissuto noi. Non importa se ci ritengono giusti o meno, dobbiamo fare ciò che crediamo. E poi, non è che la gente mi abbia considerato granché. Affronterò questa corsa nell'unico modo che conosco: correndo e lottando. Bravo, Skull. Anche tu hai rotto la porta. Mi hai di nuovo tirato fuori da prigione. Grazie. Sai, è un po' imbarazzante da dire, ma sono felice di averti incontrato. D'accordo, ne ho abbastanza di farmi prendere a calcio in culo. Quel bastardo luccicante si crede un dio. Non mi sentirò a posto finché non l'avremo sistemato. Andiamoci da qui. Gliele suoneremo a quello stronzo, vero? Assolutamente. No. Aspetta, credi che anche gli altri siano imprigionati? Così sembra. Capito, allora penso che cazzeggerò un po' qui in giro. Tu dovresti andare a salvarli, ti stanno sicuramente aspettando. E allora andiamo a parlargli. Chi si nasconderà invece qua dietro? Ehi, Haru! Oh, piccolina lei. Ah, sei salvo. Oh, grazie al cielo. Lo stesso vale per te. Già. Considerato quel che è successo alla città, mi chiedo cosa ne sia dei cittadini. Anche se forse eravamo gli unici in grado di vederlo. No, fidati che non è vero. Sai, quando sono scomparsa credevo che fosse la fine per me. Però una parte di me non aveva affatto paura. Avevo fatto tutto il possibile e già pensavo al momento in cui mi sarei scusata con mio padre. Pensavo che di essere cambiata e invece mi rendo conto di non avere alcun controllo sulla mia vita. E questo mi disgusta. Devi continuare a lottare, Haru. Scusa, so che non vuoi avere a che fare con le mie lamentele. Tenterai nuovamente di sconfiggere quella creatura, vero? Non devi sforzarti a portarmi con te. Lasciami pure qui, se ti rallento. Controlli tu la tua vita. Se vuoi rimanere, puoi farlo. Hai ragione. È stato sciocco pensare che volessi abbandonarmi. Anche se a volte finisco per sentirmi del tutto inutile, non smetterò mai di combattere per te o per la nostra squadra. Non mi darò mai più per vinta. Proprio come ho tradito mio padre e i suoi desideri distorti, ora tradirò la noiosa me stessa del passato. Beh, è stato veloce. Brava, Haru. Grazie, Joker. Prima di incontrarti, nutrivo una grande ammirazione per i ladri della giustizia. E quel che ho scoperto è che sei esattamente come ti avevo sempre immaginato. È la seconda volta che vieni in mio soccorso. Una situazione del genere fa parte dei miei desideri più segreti. Dobbiamo andare. Non è ancora detta l'ultima parola. Esatto. Oh. Joker, anche gli altri sono qui. Esatto. Capito, sono molto sollevata. Allora vado ad aiutarli, per favore.
Sono sicura che hanno bisogno di un piccolo aiuto per ricordare ciò per cui combattono. È per questo che dovresti andare tu, da solo. E allora vado. Chi c'è da questa parte? Oh, Anna, ciao! Oh. Oh, Joker! Grazie al cielo stai bene. Anche tu? Oh, già. Ah, allora, non sono finita in paradiso. Ciò significa che l'inferno in cui si è trasformata Shibuya è reale. Beh, se per te questo è il paradiso, Ann. Sono così debole. Quando ho pensato che sarei morta, ho iniziato a tremare. Avevo tanta paura. In quel momento nulla aveva più importanza. La nostra giustizia era l'ultimo dei miei pensieri. Va tutto bene, Ann. È normale aver paura. Joker, hai portato avanti un piano che avrebbe potuto farti ammazzare. Invece guarda me. Ho sempre detto di farlo per gli altri, ma non sono andata molto lontano. Non mi sorprende che abbiamo perso. Forse sarei dovuta rimanere com'ero e restarmene fuori da tutto questo casino. E non pensi a Shio? Lei... Hai ragione, non potrei mai abbandonarla. Piangendomi addosso non farei altro che tradire Shio. Anzi, tradirei me stessa. Non mi dimenticherò mai quel che ho provato quel giorno. Non voglio che nessuno patisca mai quello che ho sofferto io. Ho preso una decisione, continuerò a lottare. Perdere o morire ha poca importanza ormai. Tutto ciò che conta è ritornare non ritornare quella di prima. Non commetterò mai più un errore simile, lo prometto. Brava Panther! Grazie Joker, mi hai ricordato ciò che è davvero importante. È davvero straordinario poter far parte della tua squadra. Dobbiamo andare. Ricevuto Joker, sarebbe un disonore per Killer Jekyll Star se non rubassimo un tesoro così grande. Metteremo la parola fine a tutto questo, vero? Andiamo. Andiamo allora ragazzi. Ehi, non sono l'unica qui dentro, vero? Esatto. Ok, aspetterò qui. Ti prego, salva gli altri. Solo tu puoi farlo. Non è vero. Potremmo farlo tutti. Però lo farò io per voi. Chi si nasconde in questo luogo ora? Makoto o Yusuke? Yusuke, ciao. Ehi, ciao. Joker, come immaginavo sei sano e salvo. A ogni modo, dove siamo? Fuori dalla stanza di velluto. La stanza di velluto. Non credo di capire. Sulle prime ero sorpreso nel vedere le masse ignoranti, eppure ora lo sono anch'io. Considerato lo stato del mondo reale, sarebbe assurdo pensare di essere stati d'aiuto. La situazione... Che situazione? Possiamo davvero gestire delle circostanze così terribili? I ladri non possono fare altro che risvegliare i cuori altrui. Però il mondo là fuori è diventato un vero inferno. Non abbiamo il potere di medicarlo. Ti stai dando per vinto? Sto meramente realizzando quanto io sia impotente. La gente di questo mondo ha desiderato il suo stesso asservimento. E non solo. Ci ha urlato per aver attaccato il Santo Graal. L'ha difeso. Persino i criminali a cui abbiamo risvegliato il cuore sono diventati docili seguaci del Santo Graal. Siamo stati davvero tanto sciocchi da rischiare le nostre vite per un esito che nessuno desiderava. E la tua giustizia? La mia giustizia? Capisco. Non è la giustizia di qualcun altro. Una giustizia che sia solo mia. Quando ci siamo conosciuti, continuavi a impormi la tua presenza nonostante il mio rifiuto. Farò tesoro per sempre di ciò che hai fatto per me. Molto bene. Proprio come l'arte è fatta per abbattere i confini, la gente va salvata senza il suo assenso. Non permetterò che la giustizia in cui credo vacilli ancora una volta. Bravo Yusuke. Lascia che ti ringrazi, Joker. Stare al tuo fianco sa dare vita alle mie più grandi idee. Dobbiamo andare. Ah, sì, non possiamo permetterci di lasciare la realtà nello stato infernale in cui si trova. Metterò a frutto il mio ruolo di artista e passerò le mie pennellate sulle distorsioni della società. Bene, è ora di rimettersi in marcia e andare fino in fondo. Rivedrò con questi stessi occhi un mondo libero dal Santo Graal.
Anche gli altri sono qui? Sì, manca solo Makoto. Capisco, come pensavo. In questo caso resterò qui in attesa. Ti chiedo di andare a salvare i nostri compagni. Makoto, manchi solo tu ora. Eccoti. Ehi, Joker. Joker! Che sollievo, sei salvo. Lo stesso vale per te. Io... A ogni modo, come mai indossi ancora il costume da ladro fantasma, a differenza mia? Significa forse che lo spirito di ribellione mi ha abbandonato? Potrebbe essere così. Dovremmo combattere nuovamente quel Santo Graal, vero? Riesci ancora a immaginare la nostra vittoria, Joker? Quel mostro là ha l'appoggio delle masse e con esso una quantità infinita di potere. Io... Per quanto provi a pensarci, non riesco a intravedere alcuna possibilità di vittoria. Nemmeno io mi sento sicuro. Ora capisco il dolore che gravava sulle spalle di mio padre e di mia sorella. Sconfiggere un singolo criminale non è sufficiente. Il vero nemico è la società stessa. E persino contro quell'avversario devi comunque cercare in qualche modo di emergere vittorioso. Non so cosa fare. Puoi contare su di me. Joker... Hai ragione, è una delle mie cattive abitudini. Più una situazione è critica, più evito di chiedere aiuto. Comunque non esiste una risposta semplice a questa situazione. E non importa se non c'è una situazione chiara, la creerò io, con le mie stesse mani. Prima che arrivaste voi, la mia vita era governata dalle regole e dalle scelte di qualcun altro. Ma solo un vero perdente accetterebbe di vivere in un'esistenza tanto rigida. Io vincerò. Anche se per farlo dovessi mettermi contro il mondo intero. Brava Makoto. Hai risvegliato di nuovo il tuo potere. Sto bene, il mio animo ha vacillato, ma ora è più forte. Voglio che il mondo veda ciò che tu hai mostrato a me. Andiamo allora. Sì. Grazie, è bello avere dei compagni di squadra di cui potersi fidare. Andiamo, non possiamo lasciare che il nostro ultimo lavoro si concluda con una sconfitta. Sembra che tu sia riuscito a salvare tutti i tuoi compagni. Allora vi prego di riunirvi subito in questa stanza. Di chi era quella voce? Joker, hai già salvato gli altri? Non Morgana. Mona, cosa vuoi dire? Cos'è questo posto? E chi sono loro? Il mio nome è Igor. Sono il padrone della stanza di velluto. Io sono Lavenza, un'altra residente di questo luogo. Vi stavamo aspettando. La stanza di velluto? Il mio padrone è appena stato liberato da una lunga prigionia. I suoi poteri sono ancora assopiti. Per quanto possa sembrarvi presuntuoso, parlerò a suo... Ehi, dov'è Morgana? Vorreste vederlo? Certamente. È proprio laggiù. Ciao. È qui che ti nascondevi. Io sono nato qui allo scopo di bandire una malvagia entità dal mondo spirituale dell'uomo. Mona? Il mio ruolo era trovare il trickster e aiutarlo a sconfiggerla. Ecco perché il mio padrone mi ha creato. Esattamente. Adesso ricordo tutto. Quando questo luogo stava per cadere, il mio padrone ha raccolto le ultime speranze dell'umanità. Ha usato le poche forze che gli restavano per crearmi. L'entità che si fa chiamare Dio è un impulso malevolo che costringe l'uomo a un'infinita schiavitù. Spera di ottenere la pace eterna riempendo la realtà con coloro che hanno smesso di pensare. È questa la rovina dell'umanità bramata da quel Dio malvagio. Io non credo di aver capito un accidente. Sta zitto e ascolta, non abbiamo molto tempo. Aspetta un secondo, il Santo Graal è un dio. Mi ero chiesto perché avesse una volontà propria, ma stai dicendo che non è un tesoro? No, come frutto dei desideri distorti delle masse, è senz'altro il nucleo stesso dei memento. Quindi il tesoro è diventato un dio perché la gente desiderava essere governata. Esattamente come Berserk. È esatto.
Per stabilire il fato del mondo, ha selezionato due persone con del potenziale e le ha messe contro. Akechi nutriva la distorsione. Se avesse vinto, il mondo sarebbe stato distrutto e ricostruito. E a impedire tutto questo ci sarebbe stato un trickster, ossia Phoenix Star. Se Phoenix avesse vinto, il mondo umano sarebbe rimasto immutato. Erano queste le condizioni del gioco, o almeno così sarebbe dovuta andare. Il dio malevolo sapeva che quegli umani indolenti non sarebbero mai cambiati. Dopotutto, è l'incarnazione dei desideri distorti delle masse. Tuttavia, il mio vero padrone credeva nell'umanità. Credeva che un trickster avrebbe guidato il popolo, portandolo a termine la rivoluzione. Ma l'entità ha deriso quella prospettiva e ha tentato di provare l'impotenza umana con il gioco. E Phoenix Star aveva un grande potenziale, che è il motivo per cui l'ha avvicinato. Ha supportato il trickster solo per farlo disperare con le masse che rigettavano il loro salvatore. Era probabilmente il suo mezzo per stroncare sul nascere tutto ciò che rappresentasse una minaccia. Ora che ripenso a quando ero divisa, provo un certo disturbo nella parola riabilitazione. Del resto era naturale, ero solo un mezzo del truffatore per tenerti al sotto controllo. In sostanza, lui è stato trascinato in un gioco in cui il cui esito era stato truccato dal dio malvagio. Merda, ma che cazzo! Il vostro mondo è già stato fuso con il memento. Avete smesso di esistere perché la realtà è pregna della cognizione di coloro che ripudiano i ladri. Si potrebbe dire che il mondo sia un passo dal soddisfare le macchinazioni di quel dio malvagio. Tuttavia c'è ancora speranza, Phoenix Star. Ora che l'identità del dio malvagio è stata smascherata, puoi scorgere la meta della tua riabilitazione. Solo tu puoi liberarti da questa prigione e salvare il mondo distorto dei tuoi e i suoi prigionieri. Ragazzo, con la guida di Morgana e fregiandoti del titolo di Trickster, dovrai sfidare il dio malvagio e reclamare la tua esistenza nella realtà. Credi di farcela? Certo che sì! Questa volta distruggeremo quello stronzo luccicante di tesoro. Eccellente. Non hai nulla da temere. Possiedi già la forza per opporti al dio malvagio. Non sto più nella pelle. Il nostro amico comune conosce l'uscita. Morgana, accompagnali. E grazie per tutto ciò che hai fatto. Ti è stata addossata una gravosa responsabilità. Accetterò le vostre parole di apprezzamento solo quando tutto questo sarà finito. Adesso seguitemi. Andiamo, l'uscita è di qua. Il riassunto della storia è stato aggiornato. Perfetto. Andiamo. Va bene, arrivo. Per di qua, seguitemi. Che bello vederli tutti muoversi ora. Cos'è? Che cavolo è quella porta? È la nostra via d'uscita. Forza, andiamo. Siamo di nuovo a Shibuya? Oh, giusto, qui dove i nostri corpi erano scomparsi. Pare che la gente non si sia resa conto che questa anomalia ha preso il controllo della città. Guardate, la porta dalla quale siamo appena usciti. Se la memoria non mi inganna, si tratta di quella cella di quarantena. Esatto, in realtà non era altro che la stanza di velluto inghiottita dalla distorsione. Dunque, hai detto di essere nato lì dentro. Ora ha tutto senso. Un momento. Quindi, se siamo usciti da lì, questo significa che i criminali siamo noi. No, è Phoenix piuttosto. Era lui ad essere rinchiuso lì dentro. È probabile che Joker sia stato ingannato da un dio malvagio. Perché Morgana luccica? La stanza di velluto fu creata per il bene della mente umana, ma dopo essere stata invasa, è stata sigillata dentro la tana di quel bastardo, all'interno del memento. Ehi, Mona, c'è una cosa che devi sapere. Stai brillando. Ma che cazzo? Credo dipende dal fatto che ho recuperato la mia memoria. Ora so qual è il mio compito. Ehi, vedi anche tu quella cosa che brilla. Aspetta, chi sono quei tizi vestiti in quel modo strano? Mi sembra di aver già visto quei costumi. Oh, non saranno mica i ladri fantasma. Se non ricordo male, dopo aver visto la loro sagoma su un mega schermo. I ladri fantasma? Sì, è vero, mi ero completamente dimenticato di loro. È cambiato qualcosa, ora riescono a vederci. Sì, ma non tutti, sembra che ci riescano solo alcuni tra la folla.
Forse è grazie alla luce di Mona. In ogni caso si stanno ricordando dei ladri fantasma. C'è ancora una speranza. Mona, indica la via. Dove dobbiamo andare? Quassù. Esatto. Il bastardo di prima dovrebbe essere in quel tempio. Va bene, e allora è il momento di andare. Si ricomincia. Questa volta si va a scalare questo scheletro gigante.